E qui veramente è una disperazione, no, non funziona assolutamente niente. Ci siamo andati alle 4 per fare i primi numeri, perché in piedi non possiamo stare. Alla fine il risultato è questo, che esce un'impiegata a caso e dice che non si può fare più niente. Siete rimasti senza medico? Senza medico. Senza me tutti i medici esistenti sono già tutti completi. Sono. Qui facciamo la fila e il medico c'è e non ci sono più, e venite lunedì. Non si può andare avanti così. Anche perché questo assemblamento sembra che l'abbiamo creato noi, non l'abbiamo creato noi. Proprio per questo disservizio. Sono anime incandescenti quelle che segnalano ai nostri microfoni quanto avviene da diversi giorni a Statte. Il disservizio e anche l'assembramento, a loro detta, è causa del presidio sanitario ASL che non fornisce risposte. Il problema nasce dal pensionamento contestuale di due medici di famiglia, a quanto pare inaspettato e soprattutto non comunicato. Io ho marito col Parkinson, quindi ogni 15 giorni devo cambiare medicine, cioè segnarmi le medicine. Come si fa ad avere i medicinali senza un medico che faccia la ricerca? Non lo so, me lo devono dire loro. Tutto a pagamento, tutto. Malissimo, non funziona niente. Come mai si crea questa fila qui fuori? Ditelo al dottore. Assemblamento, devi distanziare, io devo andare giù al benzinaio. Da quanto la situazione è così? Da 10 giorni che siamo qua. Avrebbero dovuto comunicarcelo anzitempo, in modo da organizzarvi. Non l'hanno fatto. Abbiamo una certa età, non possiamo stare in piedi, i figli lavorano, non ci posso nemmeno aiutare, non è cattiva volontà. La giornata è buona, è permettibile stare fuori, e se piove, insomma, come si fa? Fra 10 giorni ce ne sarà un altro, perché anche un altro medico andrà in pensione. Con tutto l'assemblamento che non ci dovrebbe essere, lo creiamo per questi disagi. Paradossalmente si crea proprio all'esterno di una struttura ASL. Davanti all'ASL, parliamo di vaccini e quant'altro, di Covid, poi siamo costretti proprio dall'ASL a fare le file per poter ottenere una richiesta, un medico e una consultazione che comunque non abbiamo.